Una buona giornata a voi, cari amanti del True Crime. Prima di addentrarci nel video di oggi, vi ricordo che cliccando sul bottoncino rosso con su scritto iscriviti ed attivando la campanella, non dovrete più aspettare che YouTube vi informi in qualche modo della pubblicazione dei miei video e vi garantisco che spesso si tratta di un'attesa eterna. Quindi iscrivetevi ed attivate le notifiche, così facciamo da noi, senza confidare nei distratti padroni di casa. Bene, mi sono giocato i 20 secondi di introduzione, quindi dritti al caso di oggi, che riguarda una veterana dell'esercito. Mary Bell Ramos. Buon ascolto. Siamo a Orange County, California, anno 2013, precisamente nel capoluogo della contea di Orange, cioè Santana. È qui che facciamo la conoscenza della protagonista del video di oggi, Mary Bell Ramos. Nata nel 1976 in Messico, si era trasferita con la sua famiglia a Santana quando era ancora molto piccola. Era comunque più grande di suo fratello e di sua sorella, dei quali si prendeva cura mentre la madre era impegnata a mantenerli facendo due lavori. Quella vita piuttosto spartana, fatta di sacrifici e privazioni, non intaccò i sogni di Mary Bell. Non voleva vivere per sempre nella povertà, ma desiderava una casa più grande, un'auto e tante altre belle cose. Ed era anche pronta a lavorare sodo per ottenerle. Mary Bell sognava di diventare un agente di polizia. Tanto che subito dopo la fine delle scuole superiori aveva lavorato nel reparto sicurezza di un supermarket. Si rese conto però che per realizzare i suoi sogni una laurea sarebbe stata molto utile e così, per mettere da parte un po' di soldi, decise di arruolarsi nell'agosto del 2001, un anno non particolarmente felice per gli Stati Uniti e per il mondo intero, visto ciò che accadde il mese successivo a New York. Mary Bell svolse buona parte del suo servizio in Medio Oriente e rimase nell'esercito fino al 2009. Dopo quella data decise di proseguire la sua vita in modo diverso, coltivando i suoi desideri e le sue ambizioni. Si iscrisse all'Università della California e nonostante soffrisse di alcuni disturbi post-traumatici come molti dei suoi colleghi dell'esercito, le cose col tempo si assestarono e tutto sembrò andare nel migliore dei modi. A quei tempi Mary Bell divideva un appartamento ad Orange City con un suo amico, un uomo che rispondeva al nome di Casey Joy. Casey era di origini asiatiche e si era trasferito dal Tennessee in California per lavoro. Non aveva quindi molti amici, così Mary Bell lo introdusse alla città per farlo ambientare, invitandolo a cene, feste e cose del genere. Agli inizi di maggio del 2013 la vita di Mary Bell proseguiva nel migliore dei modi. Aveva un ragazzo, si stava per laureare, insomma, tutto nella norma. A quella data conviveva ancora con Casey. Il 3 maggio l'uomo inviò un messaggio di testo alla sorella di Mary Bell dicendole che la notte precedente la sua amica non era rientrata a casa. Casey aveva già chiamato la polizia, informandoli della situazione. Disse che era andato al lavoro il 2 di maggio ed una volta tornato a casa non l'aveva trovata. La famiglia di Mary Bell non si preoccupò, almeno inizialmente, anche perché lei sapeva badare a se stessa e pensarono avesse dormito a casa del ragazzo o altrove. Ma quando il giorno successivo non si presentò ad una partita di softball, cosa che non aveva mai fatto prima, i timori che le fosse accaduto qualcosa iniziarono ad emergere. Nessuno aveva effettivamente avuto sue notizie, chiamate o messaggi nei 2 giorni precedenti. La sua auto era parcheggiata nel garage di casa. Mancavano chiavi e telefono, ma la sua borsa era all'interno dell'appartamento. Situazione che non quadrava molto con un allontanamento volontario. E così iniziarono le frenetiche ricerche. Alla polizia si affiancarono familiari, amici e studenti dell'università. Tutti volevano sapere cosa fosse accaduto a Mary Bell, sperando di poterla ritrovare sana e salva. Ma sembrava che la donna fosse completamente svanita nel nulla. Nessun indizio, nessuna traccia. O meglio, qualcosa c'era, anche se non poteva dirimere la questione, ma quantomeno aiutò a far luce sugli orari della possibile sparizione. Un video di sorveglianza del complesso di appartamenti dove Mary Bell e Casey vivevano l'ha ripresa alle ore 8:20 del 2 maggio, mentre andava a pagare l'affitto. Quella fu la notte in cui sparì. Casey aveva detto alla polizia che Mary Bell non era rientrata a casa. Ma dal suo abbigliamento non sembrava proprio che avesse intenzione di uscire o di andare da qualche parte. Insomma, era accaduto qualcosa dopo le 8:20, della quale nessuno era a conoscenza. Forse era stata rapita prima che potesse tornare nel suo appartamento, o forse le era accaduto qualcosa di peggio. Col passare dei giorni, il pessimismo in merito alla sua sorte aumentò. Vennero sentiti diversi amici e conoscenti, senza però che venissero fornite informazioni utili. Ovviamente parlarono anche con il suo presunto fidanzato, Paul Lopez. Saltò fuori che in realtà i due si frequentassero, ma non era una cosa esclusiva. Insomma, non erano proprio fidanzati. Lui vedeva altre persone ed anche la stessa Mary Bell, che
che a quanto pare il 5 maggio aveva un appuntamento con un fotografo militare conosciuto online. Quindi la pista del fidanzato geloso dovette essere accantonata, ma giunsero altri elementi di rilievo per indirizzare le indagini verso una specifica direzione. Una settimana prima della sua sparizione, infatti, Maribel aveva fatto una chiamata al 911. In realtà non c'era stata una vera e propria denuncia, né la richiesta di un intervento. Maribel semplicemente voleva che le sue parole fossero registrate. Disse all'operatrice che se fosse accaduto qualcosa, cioè se avesse fatto del male a qualcuno, sarebbe stato solo per legittima difesa e che per difendersi lo avrebbe anche ucciso, eventualmente. Il nome della persona alla quale si riferiva e che evidentemente riteneva fosse una minaccia per lei era K.C. Joy, il suo coinquilino. Ovviamente i fari erano tutti puntati su di lui, l'amico che aveva dato l'allarme e denunciato per primo la sua scomparsa, che in realtà fu molto collaborativo. Fece entrare gli agenti senza un mandato, consegnando il laptop e le lenzuola di Maribel. Accettò anche di lasciare un campione di DNA. La relazione tra K.C. e Maribel era platonica, anche se lui aveva conosciuto la sua famiglia e l'accompagnava spesso a feste e serate. L'uomo sostenne che Maribel fosse la sua unica famiglia, ma molte cose strane aleggiavano sui loro rapporti e sulla notte nella quale Maribel sparì, come facilmente intuibile dalla telefonata al 911. I due avevano avuto delle discussioni in merito all'affitto in quanto Casey non riusciva più a pagarlo, avendo problemi al lavoro, e così Maribel lo aveva invitato ad andarsene. Il motivo però non era soltanto il pagamento dell'affitto. In realtà la presenza di Casey era divenuta piuttosto ingombrante, perché se è vero che la loro relazione era platonica, lo era solo per volontà di Maribel. Lui era innamorato di lei, ovviamente, ma la donna era stata abbastanza chiara. Era troppo in là con gli anni per lei. Infatti Casey aveva quasi 20 anni più di Maribel. E qui saltano fuori le follie di una persona ossessionata, più che innamorata. K.C. si era addirittura sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica da ben $12,000, probabilmente con l'intenzione di togliersi qualche anno di dosso. Potete comprendere come Maribel non avesse fatto salti di gioia, visto che non aveva i soldi per pagare l'affitto. Da qui tensioni e liti che dovettero essere anche abbastanza pesanti per spingere Maribel a fare quella inquietante telefonata al 911. Però non venne trovato nulla di rilevante in casa, né altrove. Non vi erano tracce ematiche, nessun segno di colluttazione ed ovviamente nessun corpo. Maribel era ancora una persona scomparsa. Casey tra l'altro iniziò anche a rispondere ad un topic aperto da un'amica di Maribel sul sito Yelp, dove solitamente si fanno recensioni di aziende e ristoranti. Non propriamente il sito ideale per una persona scomparsa, ma probabilmente l'amica lo fece per dare una maggiore visibilità alla vicenda. Ebbene, Casey cominciò a scrivere su questo topic rispondendo a molti utenti che sollevavano dubbi sulla sua posizione. Le frasi usate erano sempre le stesse. Era la mia migliore amica, la mia unica famiglia, mi manca, avrei dato la mia vita per lei. Insomma, Casey si sentì in dovere di ribadire come lui non avesse nulla a che fare con la sua sparizione, usando tra l'altro sempre i verbi al passato. Ma l'inglese non era la sua prima lingua, quindi nessun problema. Casey specificò anche come avesse consegnato telefono, computer ed altri oggetti personali. Insomma, massima collaborazione. Ed in effetti, nonostante rimanesse in pratica l'unico sospettato per la scomparsa di Maribel, la polizia non riuscì a trovare nulla di compromettente su di lui. Niente in casa, niente nel telefono e nel computer. Lui si presentò più volte in centrale per essere ascoltato e sempre senza la presenza di un avvocato. Ovviamente gli inquirenti pedinarono spesso Casey durante il giorno, per controllare se facesse passi falsi o fornisse qualche spunto investigativo. La cosa che notarono fu che l'uomo passava molto tempo presso la biblioteca pubblica. Nulla di strano. C'erano molti computer lì e Casey non aveva più il suo, che era ancora sotto sequestro. Ma gli agenti erano particolarmente interessati a vedere cosa facesse su quei computer e soprattutto quali ricerche online effettuasse. Un agente in borghese riuscì a sbirciare sulla stringa di ricerca di Google mentre Casey digitava una domanda alquanto sospetta. E cioè se un telefono spento potesse essere tracciato. Ovviamente non bastava, ma visto che quelle ricerche potevano rivelarsi delle fonti di preziose informazioni, la polizia decise di mettere sotto controllo i computer della libreria in modo che loro, da un furgone posizionato fuori, potessero osservare in tempo reale cosa faceva Casey. Il 16 maggio 2013, a 2 settimane dalla sparizione di Maribel, lo videro controllare le email e visitare dei siti di ricerca lavoro. Ma non solo. Lo videro anche porre a Google una domanda. Quanto tempo impiega un corpo a decomporsi? E qui direi che le cose si fecero particolarmente interessanti.
Poi lo videro anche ricercare su Google Maps un luogo ubicato nei pressi di Santiago Canyon, in California, nel bel mezzo del nulla. Pare che Casey fosse interessato alla distanza tra quel misterioso posto ed un indirizzo vicino, dove proprio quel 16 maggio era in programma una manifestazione in onore di Maribel. Quando la polizia visitò il luogo che Casey aveva cercato e zoomato sul computer, trovarono quello che stavano cercando da 2 settimane. Il corpo di Maribel Ramos era lì, ma le sue condizioni non avrebbero mai permesso di rivelare l'effettiva causa della morte. Casey Joy venne arrestato il giorno successivo, accusato di un omicidio del quale si proclamò innocente. Il processo contro di lui iniziò nel 2014. In aggiunta all'assenza di prove riscontrate in casa, sul telefono e sul portatile, non venne rinvenuta neppure alcuna evidenza che collegasse Casey al luogo dove fu ritrovata Maribel. Ma la ricerca sul computer che aveva indirizzato gli inquirenti in quel posto fu sufficiente alla giuria per ritenerlo colpevole di omicidio di secondo grado. Casey Joy fu condannato ad una pena tra i 15 anni e l'ergastolo. L'uomo, dal carcere, continua a proclamare la sua innocenza, chiedendo appelli ed inviando lettere a giudici e media. Ma a quanto pare dovrà rassegnarsi a passare dietro le sbarre buona parte del tempo che gli rimane da vivere. Ed anche per oggi siamo giunti al termine della nostra storia. Un caso piuttosto anomalo, visto che il colpevole ha portato egli stesso la polizia sul luogo del delitto, ma a quanto pare era stato molto attento a non lasciare alcun tipo di traccia alle sue spalle. Si è trattato per lo più di un processo indiziario, ma la cosa che mi lascia maggiormente perplesso è la condanna per omicidio di secondo grado. Non ho letto le carte del processo, né voglio improvvisarmi detective, ovviamente, ma pensare che un omicidio non premeditato possa essere portato a termine senza lasciare la minima traccia mi risulta difficile da credere. Per giunta Maribel era un soldato, immagino che se vi fosse stata una colluttazione, un litigio andato a male, una cosa del genere, quantomeno avrebbe lasciato qualche livido addosso al suo amico Casey. A meno che in realtà lui non fosse Shang-Chi prima di lavorare per la Marvel. Ma questi restano miei pensieri che lasciano il tempo che trovano. Grazie per avermi seguito fino alla fine e ci sentiamo, come al solito, per il prossimo caso. Rimanete in zona.